c'è poco da dire quando ci approcciamo in questa maniera, è giusto che vince chi ha più fame. Oggi noi non siamo stati in grado di ripetere la prestazione della settimana scorsa, anche in 10, e il Crotone ci è stato superiore, arrivavano prima sulla palla, avevano più fame, cosa che noi oggi non abbiamo dimostrato di avere. Quindi, su 3-0 in 10 uomini, su 3-0 è chiaro che la partita era già finita, quindi da questo punto di vista no. Però, ripeto, abbiamo smarrito la strada dell'umiltà che c'è stata prima della sosta. Ecco. Non mi aspettavo una prestazione del genere perché avevamo avuto dopo una partita simile a Castellammare di Stabia una reazione da squadra la settimana scorsa perché in 10 uomini abbiamo fatto una grandissima partita e meritavamo addirittura di vincere, però in qualche episodio ci è andato contro. E mi aspettavo il seguito di quella prestazione. Oggi siamo stati molto lenti, anche nel primo tempo quando gestivamo la partita andavamo a ritmo ridotto e quando facciamo questo certamente non siamo noi, non siamo una squadra che può pensare di ambire alle prime posizioni. Quando abbiamo l'umiltà giusta come abbiamo fatto prima della chiusura del girone d'andata, allora quelli siamo noi e adesso dobbiamo invertire, tornare con l'umiltà di prima. Perché il campo ha detto che non possiamo fare a meno, non siamo una squadra di campioni che dobbiamo vincere possiamo vincere le partite facilmente, siamo una squadra di gente che se mette l'umiltà, la cattiveria agonistica, possiamo fare bene, altrimenti facciamo figuracce come oggi e oggi deve essere l'ultima perché calcio si gioca prima correndo più degli altri, dobbiamo sforzarci di questo, oggi siamo stati abbastanza leziosi, accademici. Non con la mentalità giusta che abbiamo dimostrato di saper fare, sono arrabbiato proprio per questo, perché se questa squadra non avesse fatto in passato determinate prestazioni fatte di agonismo, cattiveria, attenzione, allora va bene, siamo limitati, ma siccome so che possiamo farlo e l'abbiamo fatto, oggi prendere i gol che abbiamo preso noi, c'è da rammaricarsi e arrabbiarsi tanto.